Siamo dati Gesù e Maria, questa seconda domenica di Quaresima, fratelli e sorelle carissimi, dedicata alla trasfigurazione, che è un episodio biblico molto importante e anche molto complesso, nel senso che offre tantissimi spunti e argomenti di riflessione. Questa mattina con voi volevo, e aiutato anche dalla liturgia, sapete che le letture della liturgia sono sempre pensate e unite, specialmente poi in Quaresima ancora di più, tra loro da dei nessi ben precisi. Questa mattina volevo con voi leggere l'episodio della trasfigurazione alla luce dell'esperienza di Abramo, la prima lettura. Diciamo che, volendo dare un titolo a questa omelia, potremmo chiamarla la trasfigurazione della fede. Allora, cosa è successo anzitutto in questo evento storico? Su questo monte dice il testo che Gesù ha cambiato l'aspetto in volto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Cosa gli ha fatto vivere Gesù? Sapete che quando uno incontrava Gesù, anche quando era sulla terra, vedeva un uomo normalissimo come tutti gli altri, perché la natura divina di Gesù era celata sotto la sua umanità, non si vedeva che era Dio. Per questo che lui chiedeva: ci credi che sono il figlio di Dio? Dove vedeva la fede, faceva i miracoli, eccetera eccetera, perché non era affatto evidente. La sua natura divina era conoscibile soltanto attraverso dei segni che dava, più grandi dei quali erano i miracoli. Se no Gesù sembrava un sant'uomo come tutti gli altri, ma non il figlio di Dio. Quando noi pensiamo a queste cose, diceva San Tommaso d'Aquino, quando vediamo l'Eucaristia, facciamo subito questo passaggio, no? Dice: quando Gesù era uomo era nascosta la sua divinità, si vedeva solo l'umanità e non si vedeva la divinità. Dice: nell'Eucaristia non si vede niente, non si vede né l'umanità e né la divinità. Dice: però con la fede crediamo alla presenza dell'una e dell'altra, così come quando Gesù era tra noi, con la fede si credeva veramente che era il figlio di Dio. Qui gli fa fare questa esperienza, quindi fa questo gesto straordinario, perché lo sentiremo poi dire nel prefazio, perché la trasfigurazione aveva il compito dinanzi agli apostoli di dire: guardate chi sono, guardatelo bene, ricordatelo, perché tra poco dovrò andare a morire in croce, ma ricordatevi che va a morire in croce il figlio di Dio, che è tutto sotto controllo e che la via della croce termina con la risurrezione, come poi avrebbe annunciato. Quindi gli fa fare questa esperienza di fede perché gli apostoli volessero essere forti nell'affrontare lo scandalo della passione. E questo è anche uno dei motivi per cui la Chiesa colloca al principio della Quaresima, nella seconda domenica, questo Vangelo. Qual è il messaggio? Stai facendo una buona Quaresima? Stai facendo qualche sacrificio? Stai facendo qualche gesto significativo, qualche elemosina, qualche preghiera in più? Costa un po' questo, no? Ebbene, fallo pure, perché ricorda che questo termina con la Pasqua. Tanto quanto ti unirai al mistero della passione di Gesù, tanto parteciperai alla sua risurrezione. Tutto questo, come vediamo, ruota intorno al tema della fede. E nella prima lettura Abramo ci ha dato una lezione straordinaria di fede. Allora, attenzione, chi era Abramo? Qui ci troviamo proprio al principio del grande itinerario di Abramo. Credo che lo sappiate, però in due parole per contestualizzare. Abramo era una persona molto avanti negli anni quando era stato chiamato da Dio, ultraottantenario. Quindi, capite? Qui c'è qualcuno che potrebbe essere non troppo lontano, ecco, tutti giovanotti, ma non troppo lontani dall'età che aveva Abramo. Quindi pensiamo, nostro Signore mi chiama a 80 anni. C'aveva una moglie che certamente non era una giovanotta, quindi anche lei molto avanti negli anni, evidentemente non più in condizione di avere figli. Abramo viveva in una zona più o meno equivalente all'attuale Iran, quindi, perché viene chiamato da Ur dei Caldei, estremo oriente. Dio gli dice: senti, primo grande atto di fede, tu con tua moglie e con tutta la tua carovana, capite che a quei tempi stiamo circa 2000 anni avanti Cristo, poco meno. Capite che a quel tempo, studiando la storia, la vita di un uomo era legata alla terra e al bestiame. Immaginate cosa significa a 80 anni strapiantarsi da una terra con tutto l'annesso e connesso, e ti dice, non gli dice dove deve andare, tu ti alzi, vai verso il paese che io ti indicherò. Al buio Abramo prende, si alza e parte alla venerabile età
di oltre 80 anni con moglie e seguito. Cioè, questa era tanta roba, no? Non basta, ce ne sono altre due di grandi prove di fede. Guarda, adesso qui, all'inizio della prima lettura, lo leggiamo. In quei giorni Dio condusse fuori Abram, attenzione, si chiama ancora Abram, poi Dio gli cambia nome, da Abram diventa Abram, e gli cambia nome subito dopo l'episodio che abbiamo letto. Attenzione, ricordiamo. Lo conduce fuori e gli dice: guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. Vogliamo provare a fare una prova? Qualcuno adesso le prossime notti di bel sereno, eccetera, eccetera. Anzi, provi a contare le stelle. È possibile, d'accordo? Quando non è. Sono tanti. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Capito? La discendenza, cioè figli, cioè i discendenti, cioè di una persona che ha oltre 80 anni, non ha figli e la moglie è già sterile da un pezzo. Cosa fa Abramo? Tanta roba, eh? Egli credette al Signore. Hai detto così? Così sarà. Che glielo accreditò come giustizia. Questa è la grande fede di Abramo. Sentiremo poi nella preghiera eucaristica Abramo, nostro padre nella fede. Subito dopo questo episodio, un po' più avanti, Dio gli dice: caro Abramo, non ti chiamerei più Abramo, ma Abramo. Gli cambia nome, cioè l'esperienza di questa fede straordinaria proietta Adamo in un tipo di vita differente. C'era l'uomo vecchio, direbbe San Paolo, e l'uomo nuovo, l'uomo che è privo della fede, l'uomo che vive di fede. Gli cambia nome. Capite quindi che la fede opera in noi una sorta di trasfigurazione, cioè di trasformazione, quando è profonda. Perché? Perché spalanca completamente le porte all'agire di Dio, e in forza di questa fede Dio può fare qualunque cosa con noi. Cosa disse l'arcangelo Gabriele a Maria Santissima durante l'Annunciazione? Non è molto, cioè, stiamo più o meno sullo stesso argomento, eh? Nasce da te un figlio per opera dello Spirito Santo, quindi non come nascono gli altri bambini, quel figlio è figlio di Dio. E cosa dice l'arcangelo Gabriele per suggellare questo annuncio? Nulla è impossibile a Dio. Appena sente queste parole, cosa dice la Madonna? Ma Abramo, hai detto così? Ecco l'ancella del Signore. Cosa avrebbe detto Gesù tante volte nel Vangelo? Dice: ma se tu puoi, guarisci mia figlia, se puoi qualcosa. Cosa risponde Gesù a quello che gli chiede la guarigione? Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Vangelo di Giovanni: chi crede in me, Gesù, compirà le opere che io compio, anzi addirittura ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Quindi questa fede è la fede che Gesù descrive nel Vangelo come la fede che sposta le montagne. Non è semplicemente, capite, quella incerta adesione, dice, ma esisterà Dio forse, la Santissima Trinità, non ci capisco niente, comunque facciamo finta che c'è la Santissima Trinità, ma poi sta Chiesa, sarà santa o sarà peccatrice con quello che siede intorno, ma chi lo sa. E dopo la morte ci starà qualcosa, ci sta niente, vanno tutti in paradiso, ma sì, ma forse è meglio vanno tutti in paradiso, quello che è brutto, insomma. Quindi ci sta una fede, come dire, incerta, titubante, e c'è la fede granitica che sposta le montagne. Abramo sta a questi livelli. Allora, un riferimento, andiamo verso la conclusione, per qualche esempio, come sempre, gli esempi sono sempre assai significativi. Il Salmo responsoriale riprende la prima lettura e sentite che parole che dice, no? Allora, il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è la difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Esempi concreti di fede. Nella vita, dinanzi a situazioni difficili, prove, pericoli, sto tranquillo perché Dio è onnipotente, non ha cessato di essere onnipotente. Nelle tue mani, dice un salmo, la mia vita, sono capace di dire: di chi avrò timore? È difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Per esempio, ancora, spera nel Signore, si ricordi, si rinfranchi il tuo cuore, spera nel Signore, perché sono certo, attenzione, di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi. Quando penso ad alcune verità di fede, perché dobbiamo testarla la nostra fede, la mia fede è solida, cioè tra poco molti di noi andranno a fare la comunione. Attento, tu ci credi sul serio, che quello non è una caramella o un simbolo, capite? Nell'Eucaristia non facciamo un rito che commemora l'ultima cena. L'Eucaristia, la messa, è la rinnovazione sacramentale, ma vera, reale, del sacrificio della croce. E quando ricevo l'ostia consacrata non ricevo un simbolo, ma insegna la Chiesa, ricevo Gesù Cristo presente in corpo, sangue, anima e divinità, Lui in persona. Diceva San Tommaso d'Aquino, la differenza tra l'Eucaristia e gli altri sacramenti è che i sacramenti trasmettono delle grazie particolari. La confessione ci rimette i peccati, il battesimo ci rimette il peccato originale, e che la risoluzione degli infermi ci dà la forza ad affrontare la malattia e la morte. Ma nell'Eucaristia è contenuto l'autore dei sacramenti, c'è Gesù. Allora, come sta la nostra fede? Allora, fare bene la Quaresima, che è un itinerario di conversione, vuol dire arrivare a Pasqua con una fede più solida, più profonda, più fondata. Penso che sappiate, l'ho detto tante volte, che io, questo è uno dei temi che a me sta particolarmente a cuore, perché il motivo per cui mi vedete qui oggi è perché io la fede che sposta le montagne l'ho vista viva nel mio migliore amico, che ormai quasi 30 anni fa, a 23 anni, fu capace di passare attraverso il calvario, la tragedia di un tumore incurabile e di una morte orrenda, dicendo con ultime parole: mamma, non è volontà di Dio che io guarisca, stai tranquillo, io sono pronto, ricordate che c'è un altro figlio. Io l'ho visto che significa averci la fede con la F maiuscola oppure no. Non è, capite, questione che ogni tanto, ogni quando mi ricordo vado a messa, dico qualche preghiera, accendo una candela. La questione è che la vita ti cambia da così a così e ti rende capace anche di affrontare delle cose che nessuno potrebbe affrontare se non avesse una fede di questo genere. Io, perché mi conosciate, insomma, se non ve l'ho mai raccontato, vedendo questo ho sentito la cosiddetta vocazione, ho detto: bene, se questa è la fede, io spenderò la vita perché qualcun altro possa avere una fede simile a questa. Capite? È per questo che sto ancora qui, ecco, perché veramente, proprio quello poco ho potuto sperimentarlo anch'io, è un'altra cosa vivere con la fede con la F maiuscola che non con una povera, insomma, piccola fede incerta e debole, come spesso capita di vedere e di incontrare in giro. Beh, chiediamo al Signore, con l'ausilio della Madonna, che è la donna della fede per antonomasia, che ci aiuti a continuare il nostro percorso quaresimale, che la nostra fede sia più forte, più viva, più coraggiosa e più fondata, più solida, e ci renda capace di vivere già da questo mondo una vita veramente bella e divina. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.